Maurizio Belpietro, direttore di Libero, ha incontrato gli studenti dell'Università di Macerata nell'ambito dell'iniziativa intitolata Un giornalista al mese, promosso da Banca Marche e dalla Facoltà di Economia. Tema della giornata, l'Italia alla prova del debito pubblico tra la crisi dei mercati e le ripercussioni sulle piccole e medie imprese, analisi e ipotesi di soluzioni di un problema di lungo corso. Dopo il saluto del rettore Luigi Lacchè e della preside Antonella Paolini, sono intervenuti il direttore generale di Banca Marche Bianconi e il presidente Ambrosini, il professor Mauro Marconi e lo stesso Belpietro. Ciascuno ha proposto riflessioni e soluzioni su come uscire dalla crisi. Secondo me ci sono delle decisioni che sono inevitabili, che riguardano le riforme, che ci sono state suggerite da tutti, dall'Europa, dall'Unione, dalla Banca Centrale Europea, e sono delle decisioni che vanno prese in fretta. Purtroppo abbiamo un problema strutturale di mancate decisioni, perché la catena che dovrebbe decidere è una catena fragile. Io per questo ho indicato uno dei problemi, al di là della contingenza, uno dei problemi strutturali del nostro Paese è l'assenza di potere decisionale da parte del governo, che non si risolve mettendo un governo tecnico, perché comunque anche un governo tecnico poi deve ricondurre le proprie decisioni al Parlamento, e il Parlamento, che è sovrano, ahimè talmente diviso, talmente così poco veloce nell'attuare queste decisioni, che rischia di condannarci a un insuccesso. Altro obiettivo sensibile, secondo Belpietro, è il rapporto Italia-Europa. C'è anche un problema strutturale dell'Europa, cioè noi stiamo affrontando la crisi e siamo sicuramente l'anello debole della catena, ma l'Europa allo stesso tempo è debole, perché si presenta come se fosse un paese unico e non lo è. È un'unione di paesi che non ha un governo unico, non ha una direzione unica, non ha una banca centrale europea unica, perché la BCE è un paravento in realtà, ogni Stato fa per sé. È seguito un dibattito che ha coinvolto rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Unioncamere, CNA e Istao.